Sono qui per raccontarvi un esperimento che ho iniziato a fare circa 5 anni fa. Mi sono seduta al computer e ho scritto una mail indirizzata a tutti i miei contatti, nella quale in sostanza chiedevo loro di fare 3 cose. La prima, di smettere di fare quello che stavano facendo. La seconda, di guardarsi intorno. La terza, di scegliere un oggetto. Ma l'oggetto doveva essere scelto secondo il principio della parità, cioè la scelta doveva ricadere su qualche cosa che non suscitasse sentimenti di superiorità o di inferiorità. Al contrario, qualcosa di percepito come vicino, cordiale, amico, insomma, un oggetto alla pari. Per spiegarmi, personalmente non potrei scegliere alla pari un vocabolario di latino, perché non mi esprimo in latino, non uso il latino pur avendolo studiato, ma posso scegliere con una certa spontaneità e sentirmi a mio agio e quindi alla pari con una caffettiera. Cioè io con una mocca del caffè posso addirittura pensare di parlare. Poi la mail continuava chiedendo alle persone di venire nel mio studio con l'oggetto scelto e di raccontarmi i motivi che avevano portato a questa scelta. Nel frattempo io avrei fatto delle foto. Ebbene, hanno risposto all'invito 24 persone. Chi più è venuto più convinto, chi titubante, chi curioso, ognuno col proprio oggetto. Per esempio, Alberto. Alberto ha scelto una molletta del bucato e in questa immagine sta parlando del rispetto di sé. Oppure Gabriella, che è un'appassionata di macchine sportive, sceglie un modellino di macchina, la sfida, e in quest'immagine sta parlando del piacere della lentezza. O ancora Andrea, che si sta domandando cosa ci sto facendo qui con una melanzana. Però è l'oggetto giusto. Loris, invece, sceglie un megafono costruito a mano, lo guarda, lo osserva e in quest'immagine sta ascoltando la sua voce profonda. Oppure Chiara, che addenta la vita e con la sua scarpa parla di amore e di famiglia. Allora cominciavo a vedere che quello che io avevo immaginato dava i suoi frutti, e cioè che un oggetto, per il fatto di essere scelto, restituisce qualcosa di colui o colei che ha operato la scelta, e quindi la scelta diventa un atto comunicante. Però non era sufficiente perché le persone in questione mi conoscevano già, quindi c'era un rapporto. Allora ho riscritto tutto sotto forma di progetto d'arte, l'ho chiamato discorso alla pari e l'ho presentato in altri contesti sociali, come il mondo delle imprese, o l'università, o il teatro. Qui avete il risultato ottenuto in alcune aziende. Ho incontrato un centinaio di persone che svolgevano mansioni diverse, dal fattorino, l'impiegato, l'operaio, l'amministratore delegato. E qui mi sono convinta della bontà dell'idea. Ma per entrare più nel dettaglio e spiegarvi che cosa scatena, quale dinamica si attua nel momento in cui scegliamo un oggetto percepito alla pari, vi racconto di questo ragazzo. Dunque, mi trovo in una tipografia e il suo mestiere è quello dello stampatore. Infatti porta un utensile per lui, cioè le spatole per stendere l'inchiostro. Nella stampa tipografica i colori sono 4, ciano, magenta, giallo e nero, e dello stesso colore sono le spatole. Dunque, mi trovo in fabbrica, c'è un'area dedicata al progetto, sto aspettando il prossimo oggetto, lui entra con aria molto distante e subito va al dunque e mi dice: sappi che io non ho letto molti libri, però so una cosa che tu non sai, so di che colore è l'alba. Perché la vedo tutte le mattine, mi alzo molto presto per venire al lavoro e vedo che l'alba non è mai uguale. Anche fosse per una piccola sfumatura, è sempre diversa. Anche io ho diverse sfumature e comincio a usare le spatole. Ho il rosso, che è la parte di me che trattengo, la rabbia, quella che non esprimo. Ma allo stesso tempo ho il giallo arancio, che è la parte di me più cordiale, quella che sta bene con gli altri. Poi ho il blu, che è la parte più riflessiva, quella anche un po' più melanconica, quella che pensa però. E poi ho il nero, che è la parte di me che mi fa paura, quella in ombra. Ecco, vedi,
mettere insieme tutte queste sfumature per me non è facile e fa un discorso alla pari sul carattere. Allora vedete come nel momento la scelta è importante, dal momento in cui il mio sentimento si dirige verso un oggetto, fino a quando scelgo e decido che è quello giusto e poi di conseguenza agisco, ne parlo, lo motivo, faccio le foto, ecco, tutto insieme questo restituisce uno straordinario autoritratto. In altri termini, nella misura in cui noi scegliamo in accordo con la nostra parte più profonda, nel rispetto della nostra indole, riusciamo a far emergere la parte di noi più bella, più efficace. Perché ho fatto tutto questo? Perché circa 5 anni fa mi sono trovata a prendere una decisione per me molto delicata. Se abbandonare la mia professione artistica per ragioni economiche, avevo perso i miei contratti più importanti ed ero rimasta senza lavoro. Oppure persistere, nonostante le previsioni più nere. E finché stavo pensando a queste cose, con lo sguardo perso in un orizzonte che non vedevo, avevo un fiore tra le mani. E il fiore ha cominciato a parlarmi. E questo vi dà l'idea dello stato d'animo. Parlavo coi fiori. Ero persa. Ma il fiore mi ha risposto, materialmente. E mi ha detto una cosa interessante, cioè io sono una gerbera, sono rossa, vado bene così, mi piaccio, o forse dovrei essere un tulipano. Ho dato ascolto al fiore, ho deciso di seguire la mia indole, ho deciso di persistere e questo mi ha dato la forza per risalire la china e, come potete immaginare, ha anche ispirato il progetto di cui vi sto parlando, che è diventato nel tempo parte del mio lavoro. Quindi confermo quello che ho intuito all'inizio, e cioè che scegliere in accordo con la propria profonda natura non fa che far emergere la parte di noi veramente più attiva, più vincente addirittura. E vi invito a farlo, provate adesso, più tardi, domani. Pensate a un oggetto, sceglietelo, ascoltatelo, domandatevi perché l'avete scelto. Ciò che conta è però che la scelta sia fatta completamente alla pari. Grazie.